Greetings, world. We are Anonymous. Questo messaggio altamente confidenziale è stato rubricato come sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. Berlusconi è un farabutto che operando al di sopra della legge si è arricchito a discapito della collettività, ha occupato incarichi istituzionali facendo i propri interessi e disinteressandosi della nazione, il protrarre di questa azione ha fatto precipitare l'Italia in un baratro senza uscita. L'articolo 3 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini sono uguali, tuttavia di fatto vi sono farabutti che illegalmente si arricchiscono per poi usare il denaro sottratto alla collettività per essere al di sopra di tutti, anche della legge. Berlusconi, nel caso dovesse ottenere la grazia, rimarrà comunque interdetto dai pubblici uffici. Qualora venisse erisa l'interdizione, le cose non cambierebbero di una virgola perché comunque Berlusconi rimarrà ineleggibile in quanto monopolista dell'informazione, titolare di concessioni pubbliche che utilizza a scopo propagandistico per rincoglionire la gente. Qualora il cavaliere riuscisse con un inganno e in maniera machiavellica a farla franca e ottenere l'eleggibilità al di sopra della legge, la giunta a termine di altri carichi pendenti gli toglieranno il sorriso dalle labbra in quanto nuove condanne sono in arrivo. Come si suol dire, alla fin fine tutti i nodi giungono al pettine. Cari figlioli, non illudetevi, se l'Italia fosse stata una nazione democratica, Berlusconi a questo punto per forza di cose sarebbe uscito di scena, tuttavia Berlusconi rimarrà inchiodato al suo cadreghino semplicemente perpetrando lo stato dittatoriale. Parliamo di una dittatura che camuffa il proprio nome con agibilità politica. L'agibilità politica è un termine che non esiste, è stato coniato ad arte per camuffare lo stato dittatoriale in cui perversa un paese privo di ogni diritto e violentato nella Costituzione. Berlusconi è un impostore della politica il quale ha fatto sempre uso della propria posizione predominante sui media per colmare i vertici della politica ed infine ha abusato della propria carica istituzionale sfruttandola a livello internazionale per interessi privati. Berlusconi è uno squalo che con fare smaliziato si è interessato di istruzione, sanità e nucleare, con l'intento di creare dei business che vanno a discapito della collettività, è un farabutto che usurpa un potere istituzionale che non gli compete, i vertici delle istituzioni sono complici di questo fare dittatoriale, si esortano quindi tutti i cittadini liberi a ribellarsi vendicando il tricolore. Si incitano gli italiani a fare eseguire in maniera coatta il rispetto della Costituzione. La Costituzione sancisce che il popolo è sovrano, quindi è legittimato ad agire con l'efferatezza di uno zar, debellando chiunque si dimostri irriverente della Costituzione. Non credete a nulla di ciò che vi dicono. Distruggete questo messaggio.